pomeriggio 5, prego. Mi autoecito con le mie tettone. Ogni volta che muovo anche solo il dito di un piede, le mie tettone mi rimbalzano in faccia. Guarda che pompone! Ciao capre! Ciao scemi! Eccomi qui, la vostra conduttrice preferita. Sono Barbarona vostra e bentornati a Sbomeriggio 5. Tutti i vecchi lì, belli, con la loro manettina tutta molle in mano, che si eccitano a guardarmi. Ma oggi, ragazzi, abbiamo una sorpresa veramente incredibile. Sapete che ogni tanto io ho degli ospiti pazzeschi che tutti mi invidiano. Con noi le gemelle Kardashian! C'è un po' di confusione. Sinceramente non capisco più un cazzo. La famiglia Kardashian è composta da Kris, Bruce Jenner, Kim Kardashian, che è quella col culo più grosso, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Robert Kardashian, Jenner e Kylie Jenner. Insomma, un casino pazzesco. Oggi ho chiesto di far venire due di queste zozzone in studio per conoscerle un po' meglio e capire un attimino che tipo di vita stanno conducendo, quanti soldi hanno incassato. Film, telefilm, serie televisive, documentari. Diamo il benvenuto a due stronze della famiglia Kardashian. Salve a tutti, salve, sono la stronza grassa, questa è la puttana. Perché hai detto la buttana a me, scusa? Perché tu sei buttana e io sono grassa. Ma io non sono buttana, io sono quella che fa fitness. Calma Salvatore. Ragazzi, allora, intanto ragazze, mi spiace, abbiamo trovato solo due doppiatori maschi e quindi purtroppo questa cosa creerà un... Perché siamo i doppiatori più veloci, anzi ringrazio i vostri doppiatori, sono famosi in tutto il mondo. Ecco, sì. Allora, volevo intanto chiedervi come vi chiamate, perché io della vostra famiglia non ci ho mai capito un cazzo. Allora, mi chiamo Salvatore. A me chiamami Tanzi. Perché? Allora, vostro padre è diventato donna. Ci ha messo in gola a noi quando da lì è cambiata la nostra vita e abbiamo scritto il libro. Okay, come si chiama? Mia sorella c'ha i problemi psicologici. Sì. Appena vedo un maschio mi abbasso i pantaloni. Lei gioca col ponco. Vedi, adesso sta giocando col ponco, questo giocattolo degli anni. Tu invece, scusami, tu chi sei? Sei la culona. Quindi sei Crystal Ball. Crystal Ball. Crystal Ball. Io non riesco a capire quale delle voi. Se non gioca nel caso, siamo completamente strafatte di cocaina adesso in questo momento. Allora, Chloe, se non sbaglio, è bionda, quindi tu non sei. Queste sopracciglia folte, tra l'altro, non lo so. Strane. Potresti essere Kim? Sei Kim Kardashian? Anche sono Kim Kong. Sì, lei è la più grande della famiglia, quella che ci rompeva la minchia a tutti noi, che dovevamo fare come diceva lei, che dovevamo fare. E che ci mette volevo farvi una domanda. Allora, intanto la serie televisiva sta andando tantissimo negli Stati Uniti. Sì, noi abbiamo fatto un sacco di soldi con questa ecco, serie. Quanti soldi avete messo da parte? Perché siete delle belle spendaccione. Diciamo che quello che avanza netto al mese sono 14.000 euro. Minchia. Ci abbiamo un po' la mano bucata. Senti, ma la vostra mamma invece è Chris. Una puttana. Come? Ma torniamo al padre. Il padre a un certo punto Bruce Jenner a un certo punto decide che è arrivato il momento di diventare donna. Tra l'altro, senza offese, ma una brutta donna, perché era brutto da uomo. Diciamo che nostro padre ha fatto questa scelta di diventare prima un brutto uomo, poi da brutto uomo diventare donna e brutta donna. Cioè lui è brutto anche in un'altra dimensione. Sarebbe brutto comunque a prescindere. Ma voi avete... Adesso, scusa, mio padre un giorno mi ha tirato con la testa contro il muro. Ti ricordi, Kim? È anche una brutta persona. Se fosse un comodino, sarebbe un brutto comodino. Ma voi come l'avete presa questa trasformazione? In culo. No, allora prima ci siamo messi le mani addosso, come si fa in tutte le famiglie normali. Poi abbiamo avvelenato mio padre, ma è rimasto sopravvissuto, anche se è un po'.
un po' storpio sulle Sì, non riesce più a mangiare. Quando mangia adesso gli esce il cibo dalla bocca e cade per terra. Però a parte questa problematica abbiamo accettato la situazione. Sì, certo, ogni tanto c'è una piccola colluttazione a Natale. Ma allora, molta gente non sa, cioè ormai vi conosce perché il vostro nome è diventato un nome conosciuto in tutto il mondo. Finta. Ma Kim è grazie a te, ovviamente anche l'astuzia di tua madre, grazie a un pompino. L'astuzia di mia madre, quell'astuzia di merda. Ecco, dicevo, no. Kim, grazie a un tuo pompino che poi tu hai diffuso in rete, sei diventata una delle donne più famose del globo. Beh, ragazzi, però minchia che pompino. E dato questo ci tengo a dire una cosa, che a lui è già fatto il pompino, mentre la parte che non si vede a me me l'ha messo in culo. Chi? E non si è visto. Perché non era inguaggiato. Perché mia sorella non era inguaggiata. Dovevo diventare famoso pure io. Però io succhiavo i cazzi e lei se lo picchiava in culo. Però purtroppo lei non è, perché quel bastardo di nostro padre già sfumato. Senti, comunque Kim, tu hai aperto diverse aziende, una tra l'altro che fa trucchi, come sta andando l'azienda, Kim? Sì, ho aperto questa azienda di trucchi, facciamo le magie, cioè i cammelli, i conigli, le carte che fanno. Tu scegli una carta, però è sempre la stessa carta che si scolora. A me fa quello che. Con le manette che smanette. Esce, togli il cappello e esce la minchia, quella è bella. Che consiglio volete dare alle ragazze che vi stanno guardando in questo momento, prima di salutarci? Siate buttane. Poi la vita vi torna indietro. Grazie alle due sorelle Kardashian. E lo tu... vuoi un coniglio che esce dal cappello che è morto? No, grazie, molto gentile. Perché ho finito, siccome le confezioni durano 3 settimane, poi il coniglio finisce l'erba e scadono le confezioni dei cappelli. No, muore l'animale, non scade. Perché purtroppo non abbiamo considerato il fatto che il coniglio comunque va alimentato. Che brutte.